The New Stories. La tua informazione libera. Il murale dedicato a Paola Egonu a Roma è stato vandalizzato solo un giorno dopo la sua realizzazione. Creata dalla street artist Laika vicino alla sede del CONI, in Viale Tiziano, l'opera raffigurava la pallavolista italiana mentre schiacciava una palla con le scritte «Stop razzismo», «Odio», «Xenofobia», «Ignoranza». Questo murale non solo celebrava la vittoria dell'oro olimpico dell'Italvolley femminile, ma esaltava anche l'identità multiculturale del paese, rispondendo agli attacchi razzisti contro alcune giocatrici della nazionale. Sotto il disegno, a titolo dell'intera opera, compariva la parola «italianità». Oggi, 13 agosto, il murale è stato deturpato, la pelle dell'atleta è stata coperta con vernice rosa e le scritte sulla palla sono state cancellate. Gli autori del gesto rimangono sconosciuti, ma l'atto ha suscitato molte reazioni di condanna. Paola Egonu stessa è stata oggetto di insulti razzisti da parte di figure ora ricoprenti cariche politiche, come Roberto Vannacci. In risposta all'atto vandalico, Laika ha scritto su Instagram «Il futuro è nostro». Voi razzisti sarete solo un brutto ricordo. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.